Rugani titolare. Confermo. Confermo, ragazzi. Allora, dato che siamo ancora nel prepartita, lo dico subito, non mi piace fare un processo alle intenzioni. Non so perché giochi Rabiot titolare, non so perché giochi Bernardeschi, già questo è molto ironico dire non so perché giochi Bernardeschi. Questo è, ok? Questa è la formazione titolare. Allegri aveva avuto le sue buone ragioni, anche perché ieri ha bacchettato tremendamente Rabiot in conferenza stampa. Vediamo cosa succede e poi ne parliamo. Processo alle intenzioni sempre una cosa brutta, quindi vediamo un attimo. Poi è successo qualcosa di inaspettato, perché Szczęsny si fa male e gioca Perin. Bonucci in teoria è infortunato, doveva giocare Chiellini, si fa male anche Chiellini. Non ho capito se Bonucci è a posto oppure no, perché se gioca Rugani mi viene da dire che in realtà c'è qualcosa che non va. Poi discorso legato a Bernardeschi e Rabiot. Io non avrei mai fatto giocare Rabiot oggi. Avrei fatto giocare Bernardeschi perché da tante partite a questa parte dimostrava di meritarsi, no? Il posto da titolare. E anche questo mi fa ridere perché, nel senso, chi mai iniziano avrebbe detto che ci saremmo ritrovati a dire no, perché non gioca Bernardeschi? Chi mai? Nessuno. Dei matti. E se Allegri ieri in conferenza stampa ha parlato di voglia e di giocatori che hanno voglia, di giocatori che devono andare di più, di giocatori che non devono accontentarsi, il fatto che oggi non stia giocando Bernardeschi, che era uno di quelli che doveva giocare per meritocrazia, e Rabiot, che è uno di quelli che ha bacchettato, mi viene da dire che forse in questi giorni di allenamento da parte di Rabiot ha visto qualcosa in più. Un attimo che sgrido Ragù, perché sennò distrugge casa. Vero Ragù che distruggi casa? Vieni qua con noi. A dire due cavolate anche te. 3, 2, 1. Inizia adesso. Juventus-Fiorentina. Partita. Abbiamo già ributtata via noi. Oh! Oddio, la prospettiva! Che prospettiva di merda! Pensavo che facessimo la foto con Morata. Madonna, l'avevo vista dentro. Attenzione che Morata è in area, eh? Morata, porta vuota, la porta è vuota. Morata in area, ora la porta non è più vuota, Dybala alta. Comunque c'è il portiere che non ci vede da un occhio da 20 minuti e non abbiamo mai tirato in porta. Avete visto qui? Avete visto qui questa giocata di Bonaventura? È quello che vi dico sempre di Rabiot. Mi fa incazzare questa sufficienza. Sei alto 2 metri. Bonaventura, adesso lo googlo. Voglio sapere quanto è alto Bonaventura. Bonaventura. Quanto è alto Bonaventura? È 1,80 m contro Rabiot che è 1,88 m. Hai 8 centimetri in più, sei più piazzato di Bonaventura, sei in vantaggio, non ci vai. E lo qua hai preso un giallo proprio da pollo all'ultimo secondo da pollo. C'è il VAR. C'è il VAR. Sembra rigore, eh? Allora, la mano è larga. Lui sta cercando di chiudere il corpo. Bisogna capire. Ok, non ha dato rigore. Perché, allora, qua bisogna capire qual è il regolamento. Perché lui prova a chiudere il corpo. Di solito lo dai quando cerchi di aumentare il volume, non quando cerchi di ridurre il volume. Quindi probabilmente ci sta a chiamarla così. Poi bisogna vedere qual è il regolamento vero. Con la mano la tocca. Però mentre cerca di ridurre il volume del corpo. Secondo me giochi bene quando ti rimporta. Cioè, nel caso l'obiettivo del calcio è vincere le partite, eh? E giochi bene quando non subisci gol. Fallo, eh? Bravo Chiesa. Rosso per Martina Squadra, per Milenkovic. Bravo Fede. Bravissimo Fede. Perfetto. Anche perché aveva perso sta palla. Ha provato ad allungare. Però il lato subito non mi sembrava avesse toccato. Vabbè, cercato ci sta che sia cercato. Sul primo replay non mi sembrava avesse toccato. Che anche questa, se ci pensate, è una regola di merda, eh. Questa è una regola di merda. Perché non può esistere il VAR sul secondo giallo, ma sul rosso diretto sì? Perché ci sta che se uno ha il dubbio che possa essere o meno espulsione, te lo vai a vedere. Sì, Fede. Federico! Federico Chiesa col
Porca puttana, Federico. Porca puttana, Federico. Che forte che sei. Quando vi dico che Chiesa è cattiveria, cazzo. Che cattiveria. Entra Quadrado. Oh, al minuto numero 78. Non è male il 78, era Gu. Oh, finalmente. Chiesa da una parte, Quadrado dall'altra, finalmente. Sì, ah, Rabiot, Ragù. Perché ho chiamato Rabiot il mio gatto? Iloca. Cosa fa Anastasic? Fuori gioco? Cazzo, fuori gioco. Sì, è buono, questo. Boom! Era fuori gioco ancora. Ce la facciamo, 5 minuti di Kyorghe. Quanti ne mancano? 8. Fra 3 minuti almeno può entrare Kyorghe. Bravo Federico! Sempre Federico. Entra Kyorghe. Avevo chiesto 5 minuti, gli fanno far proprio 5. Perfetto. Tutto Chiesa sta facendo. Tutto Chiesa. Fase offensiva della Juventus. Federico Chiesa, bravo Pellegrini. Ma che cross è Quadrado questo qua? Ma come può essere un cross pericoloso? Sul secondo Fede, sul secondo Fede, sul secondo Fede. Sì! Quan! Quadrado! Il gol dell'ex al 91esimo minuto di gioco. Quan Quadrado! Il colpo del campione, di un giocatore che c'era mancato tantissimo in questa prima parte di stagione. Tantissimo l'apporto di Quadrado. E adesso, Max, ti prego, il 4-2-3-1 con Chiesa da una parte, Quadrado dall'altra. Quanti anni è? Quanti anni è che lo diciamo, Max? Forse con la mano. Dentro l'area di rigore cerca Luce per calciare il piede di Terraccia alla neredina. Poi la calcia. Sì che l'abbiamo portata a casa! Porca troia, se erano importanti sti cazzo di tre punti!